Io e Giamaica ci conosciamo da tantissimo tempo, perché abbiamo suonato per 10 anni con i Jasmine Shock, e quindi ci siamo conosciuti più o meno nel 95. Poi i Jasmine Shock all'improvviso hanno smesso di suonare, era più o meno il 2006, e dopo 8 mesi di stand-by ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto ok, ricominciamo a suonare. Da lì la ricerca di una batterista velocissima, devo dire, trovammo Carmelo, pochissime prove, da subito concerti, e dopo 8 mesi presentavamo il nostro primo disco, Avorio Erotic Movie, che fu un disco fortunato, considerato da molti addetti ai lavori uno dei migliori esordi dell'anno. Abbiamo fatto quasi 200 concerti in 2 anni, questo ha rinsaldato tantissimo la band. Poi un po' di cose che sono successe dal punto di vista personale e anche musicale, il passaggio all'italiano, l'ingresso di Dario Blatta appunto del quarto Ultra Vixen, e nel novembre del 2014 il rischio, il primo appunto disco in italiano degli Ultra Vixen. È proprio interessante dal punto di vista artistico vedere come gli altri sentono le tue cose, e io non escludo per niente che da questi remix, che non a caso non sono fatti da tra virgolette classici DJ ma da musicisti e producer, possano darmi anche stimolo per nuove cose. Qualcuno suona il telefono, Giamaica, probabilmente sei proprio un tamarro, proprio devastante. Vuoi anche rispondere? No, non risponde, ok. Quindi dicevo appunto, il fatto di poter sentire gli altri come sentono la tua musica e perché non farsi contaminare. La cosa invece più ironica che ti dico è che avevamo un fottutissimo bisogno di feedback, narcisisticamente volevamo vedere quante persone accettavano di lavorare con noi, e narcisisticamente ti diciamo che 9 persone avevamo puntato e 9 sì abbiamo avuto. Beh, la musica elettronica, se fatta bene, è una cosa assolutamente figa e legittima, partiamo da questo assunto. Poi a volte la musica indipendente, come anche altre cose, ma la musica indipendente in particolare, è abbastanza modaiola, e quindi come dire, alcune cose vengono un attimo portate all'eccesso, però io non ho nessun problema nei confronti della musica elettronica e della contaminazione in generale del digitale sull'analogico e viceversa. Nel modo giusto è assolutamente una cosa figa e legittima dal punto di vista estetico. Ma sicuramente suonare di fronte a 170.000 persone, diciamo che è un'emozione che si prova poche volte. Beh, concerti emozionanti ce ne sono stati, abbiamo fatto con Alessio circa 1000 concerti in carriera, quindi puoi immaginare che su 1000 trovare quello più emozionante. A colpo mi viene quello di Taranto, 170.000 persone, anche se abbiamo fatto 2 brani. Breve ma intenso. Carmelo? Era uguale, cioè, come Taranto poco. Cioè, c'è stato anche Lipsy Rock un paio di anni prima col vecchio disco, che è stata una bellissima esperienza. Grazie, mi dai il microfono. È stata una bellissima esperienza. Però devo dire che quello di Taranto è stato molto più emozionante, appunto. Breve ma intenso. Ciao a tutti i fan di Urban Week da Ultra Vixen. Ciao ciao, rock and roll. Sulla barca,